Ma ti rendi conto, Gabi? Quella di matematica ci ha dato i compiti a casa. È semplicemente assurdo. Fossero tutti questi i veri problemi. Ma cosa credi? Pensi di poter avere sempre buoni voti? Hai deciso di scaricarmi, vero? Cosa aspettate? La campanella sta per suonare. Dai, vieni. Brigati! Ho altro da fare io. Dalle zone dove è avvenuto il disastro continuano ad arrivare gli appelli. Tre autocolonne. Vuoi spiegarmi perché non ti fai vivo da un paio di settimane? Potevi chiamarmi tu. Non ti hanno riferito le mie telefonate. Il Consiglio dei Ministri si è riunito. Come vedi, allora ho fatto bene a venire fin qui. I nuovi termini di legge sulla regolamentazione del piano. Sei sistemato bene. Leggi il giornale o guardi la televisione? Senti questo. Lussuoso appartamento di due camere, cucina, bagno e balcone. Zona centro. 1200 marchi al mese, tutto compreso. 3 mesi di cauzione. Buono, vero? Che diavolo stai facendo? Cerco casa. È interessante, sai, leggere le inserzioni. Si impara a conoscere la città. Acquistate la vostra casa in campagna. Per caso sei impazzito? Sarebbe carino, non trovi? Vorrei un posticino come il tuo, soltanto un po' più piccolo. Adesso mi spiego la pazzia. Tu non puoi capirmi. Quando è che hai cercato casa l'ultima volta? Da studente, probabilmente, vero? Ti sbagli. Da studente io vivevo in una camera mobiliata, caro mio. E la padrona di casa era una strega. E stava tutto il giorno con l'occhio alla serratura. Sì, ma almeno la tua stanza avrà avuto un tetto, spero. La mia povera casa, invece, è stata abbattuta per risanare l'intero quartiere. Hai mai visto come fanno a buttar giù una casa? Prendono una palla d'acciaio così e boom! Ho sentito male anch'io, sai? Un male quasi fisico. C'ero anch'io quando hanno cominciato a buttarla giù. E devi credermi, quella povera casa gemeva peggio di un cristiano. Era un gemito di dolore. Non dirmi che stai diventando poeta. E tu cerca di non fare dell'ironia, capito? Sì, sì, ho capito. Sarà meglio per te, amico. E cerca di capire anche questo. D'ora in poi dovrò sacrificare metà del mio stipendio solo per pagare l'affitto. Se ti può consolare, capita a tutti. Ah, sì? Spero che non avrai la pretesa di trovare casa restando chiuso qui dentro a bere litri di birra. Ah, cosa dici? Mi sto informando, invece. Con gli annunci risparmio un sacco di telefonate. Perché non ti dedichi anche al tuo lavoro, tanto per cambiare? Guarda che non mi fai ridere. Sono disposto a darti questo po' di denaro per un piccolo lavoretto, massimo un paio d'ore. Spiacente, ma ho l'auto in riparazione. Che ne diresti dei servizi pubblici? 500 marchi. E di cosa si tratta? Allora, una ragazzina di 14 anni di nome Gabi Berg stamattina non è andata a scuola e non è nemmeno tornata a casa. Tu devi cercarla e riportarcela. Tieni, la sua foto, le caratteristiche fisiche e com'era vestita. Un esaurimento? Un tentato suicidio? No, grazie, non mi interessa. Rivolgiti alla polizia. Non è così, è una scolare a modello e i genitori sono molto ricchi. E suo padre è un tuo cliente, eh? Sì, è vero, lo è stato. Per il divorzio. Ha conosciuto una donna molto più giovane di lui e allora ha piantato la moglie. No, non si tratta di denaro, si tratta della ragazzina. Questa Gabi è la loro unica figlia e la vogliono tutti e due. Senti, se non ci riusciranno da soli, ci penserà il tribunale a metterli d'accordo. La madre l'ha presa molto male e allora accusa il marito di averle rapito la figlia. È appunto la polizia che ci vuole. Il mio cliente non vuole uno scandalo. A me è simpatico, non credo l'abbia rapita lui. Ammetterai, spero, che la tua non è una soluzione. Quando mai la polizia si muove senza avere elementi? E poi mai così presto? Stavolta hanno ragione i miei ex colleghi. Neanch'io ho voglia di risolvere questo problema. E poi senza un tetto sopra la testa non riesco a ragionare. Non c'è nulla da ragionare. Devi solo correre un po' in giro per la città. Riflettici su, Matula.
C'è una ragazzina di 14 anni che vaga tutta sola per le strade di Francoforte. Mi si spezza il cuore. Perché non sei rimasto nella polizia? Anche loro intervengono quando ormai il latte è versato. Lo sai bene perché me ne sono andato, no? Perché? Avanti. Perché volevo diventare milionario. Ecco perché. Se non mi paga subito l'affitto, chiamo la polizia. Arrivo, arrivo, signora, non si agiti. Se continua così le verrà un colpo. Ah. Pensi a pagare. Guardi che io sono qui solo da pochi giorni. Quanto costa la stanza? 39 marchi e 50. Moltiplicato 11 fa 484 marchi e 50. 65 marchi e 50 di resto e così siamo pari. Mi ridia la chiave. Quello che sapevo l'ho già detto ai genitori. Non so nient'altro. Eppure deve esserci qualche altra cosa. Per me sarebbe importante saperla. Beh, come insegnante alle volte conosco meglio io i ragazzi dei loro genitori. In fondo stiamo insieme molte ore al giorno. Gabi Berg è una ragazzina molto intelligente e se continua così non avrà problemi per accedere all'università. Mi scusi tanto. Per caso non sa se qui intorno c'è un appartamento libero? Anche piccolo, oppure una mansarda o cose del genere? No, io veramente non saprei. Ha qualcosa a che fare con Gabi? Marginalmente. Mi dica, Gabi ha molti amici? Pochi, direi. Vede, è una ragazzina piuttosto chiusa. Non è espansiva. Di solito sta solo con Uwe. Uwe? Sì. Non compriamo niente. L'aspirapolvere ce l'abbiamo già. L'assicurazione pure. Non adoperiamo enciclopedie, siamo tutti analfabeti. Beati voi, così risparmiate un bel po' di soldi. Tu sei Uwe? Esatto. Io mi chiamo Josef Matula e sono un detective. Sto cercando Gabi Berg, oggi non è andata a scuola e non è tornata nemmeno a casa. Spiacente, ma non so dove si trovi. E poi lei non ha affatto l'aspetto del detective. E tu come fai a saperlo, scusa? Li vedo alla televisione, no? Ma... già, a quelli non posso fare concorrenza. Però lo sono. Dunque, tu conosci Gabi, vero? Vuoi parlarmi un po' di lei? Spiacente, non è il mio tipo. No, bene. Sai se c'è un appartamento libero in questa casa? Cosa? Un appartamento, una stanza con delle pareti e un tetto sopra, chiaro? Non ne ho la più pallida idea. Anzi, no. Qui non c'è un appartamento libero in tutto il quartiere. Peccato. Sta a sentire. Cosa credi che stia facendo adesso quella ragazza? C'è una certa Hilda nella nostra classe. Ogni tanto escono insieme. Lei anche ha una sorella, più vecchia di lei. So che una volta hanno occupato una casa. Gabi lo trovava divertente. Ah, sì? Io invece penso che si tratti di un grave reato contro la legge. Certo. Come si chiama questa sorella? Karin. Karin è in casa? Karin, c'è una visita per te. Chi è? Karin. Sì, cosa c'è? Ciao, sono Gabi Berg. Frequento la stessa classe di Hilda, tua Permesso? Sorella. Permesso? Scusate. Ora ricordo, Gabi. Ciao. Ciao. Qualcosa non va? No, di certo. Vedi, sono scappata di casa. Scappata? Sai, a casa mia la vita è diventata veramente insopportabile. E adesso dove vai? Pensavo di restare qui da voi. Mi spiace, ma è impossibile. Perché? Semplicemente perché da 2 mesi stiamo in pace con tutti. Abbiamo un lavoro, andiamo d'accordo con la polizia, paghiamo l'affitto. E il padrone di casa ci vuole bene. Ma non so quanto potrà durare. È una specie d'armistizio. Hai capito? No. Senti un po', quanti anni hai? 14? Scusami, ma non possiamo prenderti con noi.
tu sei ancora minorenne. Direbbero subito che ti abbiamo rapita, o forse anche molto peggio. Quei piedi piatti non aspettano altro. Da retta a me, Gabi. Torna a casa prima che ti cerchino. Scappare alla tua età è stupido. Ma anche tu sei scappata di casa, se non sbaglio. Ma nel mio caso è diverso. Prima di tutto io l'ho fatto per motivi politici. E poi vedi, Gabi, io sono maggiorenne. Capito. E ora torna dai tuoi, ok? Qui non c'è posto per una ragazzina. Grazie. Una Coca-Cola. Salve. Io mi chiamo Rob, e tu? Melania. È un bel nome. Vuoi una Coca-Cola? Stai aspettando qualcuno? Il tuo ragazzo, forse? Deve essere fortunato quello. Sei una ragazza favolosa. E se te lo dico io, puoi crederci, io me ne intendo. Ti ha piantata, vero? Che cretino. Non vuoi una Coca-Cola? Sul serio? Di un po', non avrai per caso mollato i tuoi genitori, vero? Piantala. Meglio così, allora. Comunque, se vuoi, a casa posso riaccompagnartici io. Quella là fuori è mia. Ehi, piccolo. Cosa ci fai qui tutta sera? Basta così, lasciatela in pace. Vieni, andiamo. Questo non è posto per una ragazza come te. Senti, se hai qualche problema, fidati di me. Forse posso aiutarti, eh? Vuoi che ti accompagni da qualche parte? O hai bisogno di un posto per dormire? Dai, non fare quella faccia. Di un po', la conosci questa roba? Ehi, se non ci sbrighiamo, finiremo per fare tardi. Sei la solita lumaca. Ragazzi, stasera ho trovato una brunetta che... Dai, pianta, sei arrivato. Ma chi ti conosce, bella? Roba da matti. Allora, ti è andata male, eh? Adesso vi faccio vedere io. Lasciala perdere, è ancora una ragazzina. Lo dici tu, quella se comincia è una cliente coi fiocchi. Accidenti, questa carriola non si vuole proprio muovere stasera. Un momento, aspetti. Le do una mano io. Ci riesco anche da solo. Ah, per carità, nessuno lo mette in dubbio. Ah, se questi porci non lasciassero in giro tanti rifiuti. Ecco. Grazie. La civiltà dei consumi. Stia attento allo sporcare. Non si preoccupi. Beh, adesso dica, chi sta cercando? Senta un po'. È lei il padrone di casa? Sì, allora? Sa se c'è un appartamento libero nello stabile? Ma che? Ancora una domanda. So che qui intorno c'è una casa occupata. Quale sarebbe, scusi? Allora si decida, la vuole in affitto o vuole occuparla? Beh, prima tenterò di trovarla in affitto, si intende. Laggiù c'è uno che vende panini e che conosce la zona meglio delle sue tasche. Va bene, grazie. Thank you.
Buonasera. Un hamburger e una birra. Mi hanno detto che lei conosce tutti qui intorno. C'è un palazzo occupato nel quartiere, vero? Lei è della polizia? Ma no, sto cercando casa. Se fossi della polizia ce l'avrei già. Mi hanno demolito la casa dove abitavo. E forse lei potrebbe darmi qualche idea. Chissà, posso sempre pensarci. Se mi aiuta le faccio un regalo, eh? Perché non prova il numero 87? Ci abitavano dei turchi, ma se ne sono andati. Il padrone di casa si chiama Riccolo e gli piace la gente a modo. Tranquilla, capisci? Sì, chiaro. Tenga, capo, prenda pure. Ah, un momento. È capitata qui intorno oggi? È minorenne. Perché, è sua figlia? No. Io le consiglio di starle dietro. Perché? È uscita di qui poco fa con un paio di spacciatori. Quelli le cercano all'asilo ormai. E dove sono andati? Da quella parte, verso il cinema. Grazie, capo. Questo non è un posto per ragazzine come te. A meno che tu non abbia un protettore. Senti, se ti va l'idea, io sono libero, posso farlo io. Oppure, se non vuoi, ti accompagno a casa. A meno che tu non sia in cerca di un posto dove andare a dormire. Non aver paura. Non voglio farti del male. Io mi chiamo Rob. Voglio solo evitare che tu corra pericoli, capito? Perdonami se sono così in ritardo, Gabby. Scusate, Cuor di Leone. Il principe Cuor di Leone. Vieni. Credevo che si chiamasse Melania. Beh, adesso hai conosciuto anche suo nonno. Sì, ora lo sistemo io. Metti giù le mani. Ai! Di un po', Gabby, questa è l'educazione che ti insegnano. E io che ti ho appena salvato da quei disgraziati. Io sono il principe Cuor di Leone, hai capito? Buffone, come sai il mio nome? Oh, meno male. Sei Gabby Berg. Sarebbe stato un guaio se avessi pescato la ragazza sbagliata. Il mio nome è Josef Matula. Faccio l'investigatore privato. E ti stavo cercando. I tuoi ti danno per dispersa, chiaro? Ehi, un momento, aspetta. Dove credi di andare? Ora sta attenta. E apri gli occhi. Cosa sarebbe? Il mio tesserino di servizio. Così tu saresti uno sbirro. Ti ho già detto che sono un investigatore privato. È stata mia madre a dirti di cercarmi. E io tua madre non la conosco proprio. Non mi direi che è stato mio padre. Non ho mai avuto l'onore di conoscere neanche tuo padre, mia cara. Di un po', sei sicuro di avere tutte le rotelle a posto? Sì. Di solito lavoro per un avvocato. È stato lui che mi ha incaricato di cercarti. E come vedi, a costo di sembrarti molto poco modesto, sono riuscito a trovarti nel momento più giusto. Con quelli me la sarei cavata benissimo da sola. Ah, certo. E come? Guarda che non sono tanto stupida. Sapevo già quello che volevano. Di uno so anche il nome, si chiama Rob. Ah, questo è importantissimo. Ma credo sia giunta l'ora di andarcene a mangiare un panino e a bere qualcosa, d'accordo? Ma anche perché i tuoi amici stanno tornando alla carica. Oppure vuoi andare di nuovo con loro? Stavolta preferisco te. Grazie. Volevo anche del gelato, ma forse non ne hanno. Spero che il resto ti sia piaciuto. Abbastanza. Hai un bel modo di ringraziare, tu. Perché ringraziare? In fondo il denaro è mio, no? Tuo. Ma certo. Se non sbaglio, tu lavori per quell'avvocato. Come si chiama? Quel Lenz, vero? Renz si chiama. Sì, Renz. È lui che si occupa del divorzio del mio vecchio. Ora ti spiego. Il mio vecchio paga lui e lui paga te. Tutto chiaro? Dai, chiedi se hanno un gelato o almeno un budino. Va bene. Così intanto pago. Tu resta lì, eh? Renz, finalmente. Si può sapere tu cosa fai mentre gli altri lavorano per te? No, no, non mi interessa saperlo. Senti, ho trovato Lochetta e non vedo l'ora di scaricarla.
Certo. Dove preferisci che la porti? Da te in ufficio o a casa sua? Veramente sarebbe meglio che venisse qui suo padre e se la prendesse in consegna. Un momento, scusa un momento. No, carina. Dobbiamo ancora pagare. Siediti. Sei davvero un bel tipo, eh? E tu invece sei un bel cretino. Grazie. Non c'è di che. Te lo meriti, no? Abbi il coraggio di ammetterlo. All'inizio mi tratti come un'amica, in seguito ti mangi un pollo con patatine fritte e poi corri al telefono. Praticamente sei andato a denunciarmi. Ti pare una bella azione questa? Lo vuoi ancora il gelato? Per favore, ci porti anche un gelato e una birra. Sei sicuro di poterlo pagare? Sì, io ho abbastanza denaro. Se no, laverai i piatti. Smettila di prendermi in giro. Ti assicuro che il mio lavoro non è facile. Spiare la gente porta male. Senti, ti è mai venuto in mente che tu hai soltanto 14 anni e che i tuoi genitori sono preoccupati per te? D'accordo. Ma sta bene a sentire. Sono già abbastanza nervoso per i miei di guai e non voglio occuparmi anche dei tuoi. Non sei altro che un deficiente. E tu un'autentica rompiscatole. Grazie. Io non l'ho ordinato il gelato, voglio tornare a casa. Sta tranquilla, ci andiamo. Ma senza di me. Questo è quello che credi tu? A casa non ci torno neanche se ti metti a camminare a testa in giù. Cosa vogliamo scommettere? Adesso mi metto a gridare che tu sei un maniaco sessuale. Così chiamano la polizia. Io sono la figlia di due persone influenti e tu non sei nemmeno un poliziotto. A chi crederanno, secondo te? Adesso basta. Dai, alzati. Ti accompagno a casa, coraggio. La smetta e non provi più a toccarmi. Le ho già detto che non voglio il suo gelato. Mi lasci andare. Sei diventata matta. Voglio tornare da mia madre. Cosa vuole da una ragazza? Sto solo cercando di convincerla a tornare. E tu piantala. Aiutatemi. Sentite, se non se ne va subito mi gonfio la faccia. Non mi tocchi, sa? Sa cosa facciamo a quelli come lei? No, un momento, aspetti, mi lasci parlare. Non le ho sfiorato nemmeno un capello. Non preoccuparti, adesso lo metto a posto. Senta, io. Senta, mi ascolti solo un attimo. Non credo che ci sia niente da spiegare. Tutto. Ma perché non lo buttate fuori? È un porco che se la fa con le ragazzine. Ma cosa sta dicendo? Gabi, dove vai? Non lasciatevelo scappare, lo consegneremo alla polizia. Sì, loro sapranno come trattarlo. Certo, certo. Insomma, ora basta, lasciate che vi spieghi. Ve lo spiego io. Ehi, non così. Ma sì, è la polizia che deve pensarci. Non ci ha più visto, scusate. Si sa dove si è visto. Poi... No, lasciatelo stare, era una scommessa, è mio zio. Vieni, cioè, andiamo. Questo è il colmo. Gente come voi, io non ce la voglio nel mio locale. Andate via, immediatamente. Ma sì, stavolta... Prima facciamo che chiamare. Prenda una parola, è ora che ci penso. Lei mi deve pagare il conto. D'accordo. Coraggio, svelto, tiri fuori i soldi. È meglio che andiamo. Ecco, paghi il conto. Ecco i suoi soldi. Ah, il conto, visto che ho pagato. Ma che cosa? Lascialo perdere. Scusami, non volevo provocare una rissa. Spero che la lezione ti basti per oggi. Per me ce n'è anche d'avanzo. Ti giuro che mi dispiace, credimi. Ma almeno i denti ci sono ancora. Adesso andiamo subito a casa, d'accordo? Io non ci torno a casa. O ci vieni con me oppure con la polizia, se è questo quello che vuoi. E sai loro cosa faranno? Mi spediranno dritto all'ufficio minorenni. E poi dai miei vecchi. Nessuno tenterà di capirmi. Voglio dire che nessuno cercherà di farmi ragionare. Io credevo che tu fossi diverso dai soliti adulti. Davvero? E perché dovrei farti ragionare? A casa io non ho nessuno con cui parlare. Sembra incredibile, vero? So come va. Comunque una mezz'ora in più o in meno conta poco. Andiamo.
Questa sì che è una bella avventura. Sembra di essere al cinema. Dipende dal genere di film che ti piacciono. Questa è la vera libertà. Eh già. Non riesco a capire perché voi adulti avete sempre il cervello così pieno di cretinate. Perché iniziano a riempircelo a 14 anni. Tu non immagini neanche che razza d'inferno c'è a casa mia. Non ti ha spiegato quel tuo avvocato perché ho preso il largo? Avanti. I vecchi vogliono divorziare. E io non ho niente in contrario, tanto non vanno d'accordo. Ma vorrei che mi lasciassero fuori dalle loro storie. Invece ognuno di loro mi rivendica per sé, ma solo come se fossi un animale. E tu sei sicura di non fargli un torto parlando così? Lei mi vuole perché si sente sola e lui perché non ha un figlio maschio. È convinto che debba succedergli io in ditta. Uno stupido cotonificio è il sogno della mia vita. E allora perché non glielo dici? Quando parlo non mi ascolta nemmeno. Vedi, il suo eterno ritornello è: questa ditta non l'ho portata al successo per me. A te cosa piacerebbe fare? Non saprei. Credo che mi dedicherò alla matematica o alla fisica. Ti rendi conto di avere ancora tanti anni davanti a te prima di diventare maggiorenne? Sì, e questo tempo mi servirà per riflettere. E allora? Tutto a posto, no? Scommetto che a casa hai una stanza tutta per te, comoda, spaziosa, ben riscaldata. E una bella vista sul parco. Ti ho detto che a casa non ci torno. Non certo stasera. Puoi fare quello che ti pare. Piuttosto mi butto nel fiume. Non è tanto caldo. E quando ti avrò ripescata avrai il raffreddore. Stasera non ci torno a casa. Che ti piaccia o no. Appena i miei vecchi mi rivedono, ricomincia tutto da capo, lo so. Lui le rinfaccerà di essere diventata vecchia, stupida, ubriaca, dalla mattina alla sera piena di tranquillanti, e dirà che è tutta colpa sua. Lei, da parte sua, dirà che lui è un'altra donna, che lei gli ha sacrificato tutta la vita, mentre lui pensava solo alla ditta. Poi lo accuserà di essere egoista, come tutti gli uomini. E tutto continuerà come se non me ne fossi mai andata. Forse hai ragione, le cose potrebbero anche andare così. Ma non puoi negare che siano preoccupati. Se torno a casa domani, sono sicura che farà più effetto. Ho capito, vuoi ancora guadagnare un po' di tempo. Ma sei sicura che questo abbia un senso? Beh, potrei sempre fare un piano. Forse potrei anche ricattarlo. Sei proprio una ragazzina terribile. Ma sì, in fondo hai ragione, qui si sta veramente bene. L'inverno è mite, la notte è calma. Perché chiudersi in una casa, visto che ci sono tanti ponti? Resteremo fuori tutta la notte? Vuoi farlo per me? Io poi ti troverò un appartamento. Sì, mi farebbe comodo. Per male che vada, come rapitore di una minorenne, almeno avrò una cella singola. Ma io parlavo sul serio, sai. Se tutto funziona, ti procuro un appartamento. Beh, spero di potermelo godere. Senti, la sorella di una mia compagna di scuola, con alcuni suoi amici, ha occupato una casa qui vicino. Perché non ne approfitti? Mentre aspetti un'altra sistemazione, si intende. Tanto loro accettano tutti. Devi solo dargli una mano a sistemare la casa. Ok. Faremo come vuoi tu, ma solo fino a domani mattina. Dai, sbrigati. Ma signor Berg, mi scusi se mi permetto di interromperla. Matula, circa un'ora fa, mi ha telefonato per avvertirmi che aveva ritrovato sua figlia. Di più non posso dirle. No, la telefonata si è interrotta. Ma sono sicuro che fra poco saranno qui, stia tranquillo. Sì, signor Berg, capisco il suo stato d'animo. Ma se questo può rassicurarla, le ripeto che sua figlia è sana e salva.
Lo dica anche a sua moglie, che non le è successo niente. Certamente, ma forse non vuole tornare a casa. È una cosa possibile, no? Rifletta un attimo. In fondo è fuggita per la vostra situazione. Signor Berg, la prego. Il signor Matula è un uomo onesto e fidato. Lavora per me, lo conosco molto bene. Se lei pensa davvero quello che ha detto, allora non mi resta che consigliarle di chiamare la polizia. Di un po', non ti hanno mai detto che da un pezzo hanno inventato l'automobile? Sì, l'ho sentito dire. Sai, la mia Rossa è in riparazione. È piuttosto vecchiotta. Se devo dirti la verità, tu non hai l'aspetto di un detective privato. Grazie. Ma è così. Conosci Philip Marlowe? Fantastico. Oppure Archie Goodwin? Puoi essere certo che loro saprebbero cosa fare in momenti come questi. Santo cielo, vedo che Uwe aveva ragione. Di quale Uwe parli? Quel tuo compagno di scuola. Quello? Non è certo un amico. Davvero? Si può sapere cosa ti ha detto? Chi? Uwe. Ma niente di simpatico. Che sei arrivata fino ai Beatles e lì ti sei fermata. Lui e i suoi strumenti elettronici, tutte cose che faceva già mio nonno. Guarda, il nonnino si è messo a frequentare il nostro terreno di caccia. Tu sei un bracconiere, vero? Questa è la nostra zona. Sai, nonnino, questi sono nostri clienti e ci teniamo a conservarli. E per fartelo ricordare meglio, ti spacchiamo la faccia. Scappa, Gabi! Via, ragazzi, scogliamocela. Non aver paura. Il vecchio Charlie non ti farà del male. Ho visto tutto. Sono dei bastardi. Dobbiamo portarlo via prima che tornino qui. Sbrigati, ti darò 5 marchi. 10. Va bene, ma fa presto, dai. Pesa. Qui è chiuso. Tutte le porte sono chiuse, non possono essere entrati in casa. C'è nessuno da quella parte? Nessuno. Maledizione, ci sono scappati. Ma non capisco come hanno fatto. Imbecilli. Hanno tolto la corrente a tutta la casa. Siamo fortunati. Hanno dimenticato di staccare quella dell'ascensore. Non sarà morto. Ah, non ti preoccupare, il tuo amico sta bene. Su, dammi una mano. Accidenti, quanto pesa. Sembra un macigno. Aspetta un momento, faccio un po' di luce.
Smettila, non ti vergogni. Tu mi devi 10 marchi, chiaro? Sì. Chiama un dottore, sta morendo. Sciocchezze. Questo è solo ubriaco, nient'altro. Lascia che ci pensi il vecchio Charlie. So bene come si curano questi moribondi. Bell'appartamento, eh? Non si trova tutti i giorni uno così. È un vero peccato che la settimana prossima vengano quelli del comune a demolirlo. Un paio di giorni e la casa non ci sarà più, purtroppo. Torno subito. Vado a comprarmi qualcosa da bere, eh? Tieni, chiama questo numero, ti prego. E chi è? È mio padre, digli di venire qui. Oh, fossi matto. Sta tranquillo, è un uomo in gamba e ha un mucchio di soldi. Allora potrebbe essere anche più pericoloso. Oh, ti prego. Di che ti preoccupi? Quello non è morto. È soltanto ubriaco. Credimi, me ne intendo io. Ti do altri 10 marchi. Tieni. D'accordo, ma lascialo dormire. Ne ha molto bisogno. Sì, buonasera, sono l'avvocato Rent. Il signor Matula per caso è rientrato? No, eh? Grazie. Finalmente. Buonasera, avvocato. Mi dispiace di arrivare nel suo ufficio così all'improvviso. Ma dov'è Matula? Veramente? Dove si trova? Ah, lei è il tenente Wunderlich della polizia, vero? Mi scusi, non l'avevo riconosciuto. Commissario Wunderlich. Ah, è salito di grado. So che non a tutti fa piacere. Perché lei è sempre stato così solerte? Mi ricordo ancora. E io ricordo quando lei ha difeso Matula, benché fosse chiaramente colpevole di gravi infrazioni. Il signor Matula non è mai stato difeso da me, commissario. Ma gli ha dato dei consigli. E gli ha suggerito come comportarsi davanti ai giudici. Me ne ricordo benissimo, avvocato Renzi. Perché non mi denuncia al consiglio degli avvocati? Quello è un caso chiuso ormai. E quale sarebbe il nuovo caso? Gabby Berg. La ragazzina non è tornata a casa oggi. Sua madre ha denunciato la sua scomparsa. E teme che sia stata rapita. Ah, capisco. Così lei è venuto fin qui credendo che io l'abbia nascosta in casa, vero? La ragazzina è Matula che ce l'ha. E io voglio sapere subito dove si trova. Attenzione, Wunderlich. Quello che lei sta insinuando... Dico solo quello che è evidente. Abbiamo avuto una chiamata da una specie di osteria. Matula ha offerto alla bambina patatine fritte e un gelato e probabilmente ha tentato di insidiarla. Quando gli avventori hanno preso le sue difese, la ragazzina ha dichiarato che si trattava di suo zio e l'ha salvato. Ma più tardi siamo riusciti a identificare, con delle foto, Matula e quella sua ragazzina. Ah, interessante. Così, nonostante avesse paura, la ragazzina ha preferito andarsene con Matula chissà dove. Avvocato Renzi, quel Matula lo conosco bene e io lo ritroverò. Per ragioni di sicurezza, i signori passeggeri sono pregati di tenersi lontani dai binari. Ripeto, per ragioni di sicurezza, i signori passeggeri sono pregati di tenersi lontani dai binari. Guarda chi c'è laggiù, Charlie! Pronto? Pronto? Sì, sua figlia si trova da me. Sì, quella ragazzina. Charlie, il buon vecchio Charlie. No, 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 lasciatela. Hai del denaro, vero? Ah, che molto denaro. E allora beviamoci sopra, vieni. Oh, d'accordo, io ci sto sempre. Vogliamo molto denaro. Thank you.
Dove diavolo siamo? Nel nuovo appartamento. Siamo da Charlie. È lui che ci ha nascosto. Ho dovuto dargli del denaro. Sì, hai fatto bene. Probabilmente è andato a comprarsi. Senti, che razza di tipo è? Un vagabondo. È gentile, è andato a telefonare a mio padre. Sicuramente chiamerà qualcuno. Ci conviene andarcene subito da qui. A me è sembrato che volesse aiutarci. Senti, piccola, io non sono nato ieri. Posso assicurarti che di questi aiuti ne ho sempre fatto volentieri a meno. E quanto a fare ancora botte, non saprei dove trovare la forza. Andiamo. Chiamo l'ascensore, quello funziona. Quanto sono stato svenuto? Non saprei, un bel po'. Accidenti. Come ti senti adesso? Va tutto bene per il momento. Ma non so se riuscirò a fronteggiare quell'ubriacone quando torna. Charlie è stato molto gentile. Chi non lo sarebbe per denaro? Ora sei ingiusto. Sì, può darsi. Adesso cerchiamo un taxi e te ne fili subito a casa. Avevi promesso che ci sarei tornata domattina. Mi pare che tu abbia detto a quel Charlie di chiamare tuo padre, oppure mi sbaglio. Era perché credevo che tu stessi per morire. Non ti senti ancora bene, vero? Di solito io sono molto più allegro. Sai, non sono un detective da televisione. Quelli vengono picchiati continuamente, ma sono sempre in piedi, pronti a combattere. Mi dispiace, è stata tutta colpa mia. Per carità, non è il caso. È lontano l'ufficio dell'avvocato Renzo. Come hai detto? Dov'è l'ufficio dell'avvocato? Vuol dire che... Se è un tuo amico, allora so che posso fidarmi di lui. Anche se è l'avvocato del mio vecchio. Ah, finalmente. Mi dispiace, avvocato, che il suo cliente non voglia più saperne di lei. E io voglio che lei sappia che questa faccenda non finirà così. Perché non telefona ai miei superiori? La sua sete di vendetta e la sua ambizione finiranno per rovinarla. Avvocato, perché non cerchiamo un accordo? Ma certo, un amico poliziotto è quello che ho sempre sognato. Dica un po', avvocato. Ha ancora l'intenzione di difendere il suo amico? Ma tu l'hai stato visto con Gabby Berg. E quella ragazza ha chiesto aiuto davanti a molti testimoni. In quanto a zio Ernest, vede, non ha neanche detto il suo vero nome. Soltanto il diavolo in persona sa cosa sta combinando adesso quel bastardo. Le sue sono mere supposizioni. Lei non vorrà dirmi che crede Matula innocente? Certamente, finché non avrò le prove della sua colpevolezza. Conosco Matula, signore, e so che è un uomo onesto ed integerrimo. E soprattutto un amico. Come mai non si fa vivo, allora? La sua dovrebbe essere un'amicizia di cui ci si può fidare, no? Forse è in pericolo? Sì, non lo escludo. Ma un pericolo preciso. Aspetta visite? Un avvocato aspetta sempre visite. Perché non fa entrare il suo cliente, allora? Buonasera. È appena giunta un'informazione, signor commissario. Qualcuno ha telefonato ai genitori della ragazza, forse un ubriaco. Diceva di avere la piccola e chiedeva del denaro. Soddisfatto? È lassù che lavora. È ancora in ufficio. Accidenti, poliziotti.
Non so cosa ci fanno qui, ma se sono saliti da lui non possiamo fermarci. Altrimenti finisci rifilato a casa tua. Telefoniamo da quella cabina. Potresti fare l'aiuto detective, andiamo. Sì, Rent. Ah, è lei, cara signora. Buonasera. Mi fa piacere sentirla. Dov'è stata tutto questo tempo? Senti, piantala con queste sciocchezze. Sto male. Posso salire da te? Sì, certo, ma in questo momento non posso. Sono occupato. Ho visite, visite molto importanti. Lei mi capisce, vero? In parole povere ci sono gli sbirri. Cara signora, vedo che ha capito alla perfezione. Dove si trova in questo momento? Alla stazione centrale, entrata sud. Sì, sì, stazione centrale, entrata sud. E non possiamo restare nella cabina telefonica. Ascolta, sparisci subito. Wunderlich ha sentito tutto. Sta venendo lì, scappa! Santo cielo. Ci mancava solo Wunderlich tra i piedi. Ma cosa succede? Quando Renz mi chiama cara signora, allora vuol dire o che è ubriaco o che la polizia è su da lui. E stavolta ti sei comportato come un vero investigatore. Ho preso esempio da quelli della televisione. Joseph, ma cosa diavolo ti è successo? Sta molto male, poveretto. Va piano, mi raccomando. No. Vuoi spiegarmi cosa ti è successo? Alcuni spacciatori mi hanno picchiato. Cerchi di aiutarla. È una ragazza veramente in gamba. Nemmeno qui. Già, ha raccontato un sacco di bugie, è tipico di Matula. Ma questa volta non me la fate, l'assicuro io. Dove andiamo, commissario? C'è da chiederselo, torniamo all'ufficio di Renze, naturalmente. Sì. Mandate subito un'ambulanza e un bravo medico. Si tratta di un ferito grave. Certamente, ufficio dell'avvocato Renz, grazie. Non preoccuparti, hai la testa dura tu. Vuoi un altro impacco? Che ne diresti di un whisky col ghiaccio, eh? Al massimo ti offro un bicchiere d'acqua. Hai paura? Tantissima. Ah, è lei, signor Wunderlich. Se credeva di giocarmi, si è sbagliato. Gliel'avevo detto, no, che quel Matula l'avrei preso prima o poi. Buonasera, Wunderlich. Proprio come avevo sospettato. Lo stupido Matula, in carne e ossa. Come dice un vecchio proverbio babilonese, Matula è vivo e non bada a spese. Vieni, piccola. È tutto finito adesso, ti porto a casa. Tenga giù le mani o chiamo aiuto. Arrivederci, commissario Wunderlich. Buongiorno. Giorno. Prego. Grazie. Bye bye. Salve. Ora puoi entrare. Grazie.
Ciao. Come ti senti adesso? Bene, grazie. Tu? L'ho rubato dalla riserva di mio padre. Prometti bene, piccola. Davvero ti senti meglio? Molto meglio. E tu come te la passi? Ho le idee più chiare. Lasciami indovinare. I tuoi genitori si sono riconciliati per amore della loro figliola. Falso. Litigano peggio di prima. Hanno deciso di divorziare. E con chi andrai tu? Andrò in collegio. Certo, gli costerà un bel po' di soldi. E io starò in pace. Mi scriverai qualche volta? Dici sul serio? E tu mi risponderai? Farò una scorta di carta da lettere. Sai, trovo che adesso hai davvero l'aspetto di un detective privato. Quasi come il tenente Colombo, quello della televisione. Stai a sentire. E ricorda quello che ti dico. Se un giorno tu dovessi avere delle noie, se avessi bisogno di un amico vero per parlare, allora telefonami, va bene? Ora la signorina deve andarsene, lei ha bisogno di riposare. Ha visto quante belle ammiratrici ho? Adesso cerchi di dormire, signor Matula. Signorina, se se ne va, come farò a guarire? Ti spiace spiegarmi che diavolo stai facendo? Faccio le valigie. È difficile da capirsi? Prima che ti metta nei guai, quelle sono di mia proprietà. Ah, lo so. Tieni, vestiti, coraggio. Non ci penso neanche, mio caro. Vuoi andare in giro in mutande? Io non vado da nessuna parte, rimango qui. Sto benone, perché dovrei andarmene? Si può sapere dove mi stai portando? Sto parlando con te, sai. Quanto ti è costato farmi buttare fuori dall'ospedale? Allora? Avevo un letto comodo. Perfino dei buoni pasti. E ogni volta che spingevo un bottone appariva una graziosa infermiera. E tu mi hai voluto portar via. Lì ero spesato dalla mutua. E adesso dove vado a vivere? Smettila di lamentarti. Due settimane lì dentro sono troppe per uno come te. Sai, l'infermiera Karin voleva sposarmi. Per non parlare dell'infermiera Ilse. Fermati, lasciami scendere, non voglio vederti più. E cacciati bene in testa che non lavorerò mai più per te. E di cosa vivrai? Voglio scendere. Prego. Hawaii. Maldive. Sai, da quelle parti splende il sole. Magari apro anche un piccolo bar. Non hai detto che volevi scendere? E dove vuoi che vada? Dai, vieni con me. Non me lo sogno nemmeno. Non lavorerò mai più per te. Mai più, capito? Mai più in tutta la mia vita. Vuoi dirmi che cosa ci faccio qui? Spero che ci abiterai. Vieni. Entra. Allora. Contento? Cosa significa? Un piccolo omaggio da un padre riconoscente. Non è poi tanto male, mi pare, per 4 o 5 ore di lavoro. La casa appartiene al signor Berg. Dici davvero? Beh, è stato carino.
Soltanto 2.400. Cosa? Marchi. È l'importo per 2 mesi di affitto, la cauzione e il trasloco. Te li ho anticipati io, contento? E tu credi che io possa mai restituirteli? Beh, il dottore ha detto che dovrai stare tranquillo ancora per un po', ma fra 2 settimane potrai lavorare di nuovo. E io ho già un caso interessante per noi due.